Ciao dolcezze, allora oggi vi parlerò delle nuove collezioni riguardanti gli smalti della Pupa Milano. Circa una settimana fa, inaspettatamente soprattutto, gentilmente, la Pupa Milano mi ha inviato i nuovi Magnetic, i nuovi Nail Art Kit e due collezioni, la Winter Garden e la Nordic Wind, autunno-inverno 2011-2012. Vi dico una cosa molto importante prima di iniziare questa mini review. Che ne parlerò nel modo più sincero possibile, visto che le ho provate sulle mie unghie, e quindi vi dirò a mio gusto personale e a mio parere personale questi smalti come sono. Per iniziare vi parlo delle due collezioni nuove che sono uscite, la Winter Garden e la Nordic Wind. Allora, inizio a parlarvi della Winter Garden, che comprende 5 smalti sui toni laccati. Allora, il primo colore della Winter Garden che vi faccio vedere è questo verde prato scuro, il numero 723. È un colore molto molto intenso e soprattutto con una passata il colore è fenomenale e diciamo che come verde scuro deve piacere perché veramente sulle unghie colpisce, si nota subito. La formulazione all'interno di tutti questi smalti, di queste due collezioni, è uguale agli altri Lasting Color, io non ho trovato differenza e i pennellini anche, ve li faccio rivedere, eccoli qua. Con questa formulazione e con questo pennellino io a stendere lo smalto mi trovo benissimo perché la formulazione all'interno, come tutti i Lasting Color della Pupa, non sono troppo liquidi e non sono troppo densi, quindi la stesura è più facile, soprattutto vicino al giro cuticole, perché alcuni smalti purtroppo sono molto liquidi e quindi tendono a sbavare. Quindi del 723 vi metto qui la foto. Un altro colore che è un viola barra fucsia, è molto particolare, numero 310. Come quello verde è un colore molto molto scuro e soprattutto con la base sotto, mi raccomando, la base prima di mettere lo smalto, con una passata è eccezionale, quindi non c'è bisogno di far asciugare lo smalto e passare un'ulteriore stesura. Con questi colori molto molto scuri diciamo si spreca meno tempo perché con una passata sono favolosi. Passo un altro colore, nonché il mio preferito, e di questa collezione sì, è il mio preferito, è proprio bello. Soprattutto per me è un colore che si può usare tutto l'anno, soprattutto anche in estate, in primavera, quindi sui piedi e sulle mani è uno spettacolo secondo me. È il numero 615, è un rosso ciliegia molto molto intenso. E anche questo con una passata è perfetto, veramente. Passo un altro colore ed è un color khaki numero 906. È molto particolare come colore, sapete che deve piacere. Di questo vi dico che ho applicato due passate perché la prima stesura di smalto si copre ma è molto molto leggera. Per un colore più intenso ho dato una seconda passata e il colore era molto molto più carino, come vedrete dalla foto. L'ultimo colore di questa collezione è il numero 905, è un color nocciola, anche questo molto molto particolare e anche di questo ho dato due passate, quindi la prima era molto molto leggera, quindi se vi piace comunque un color nocciola leggero, questo qua è l'ideale. Se invece volete un colore più intenso e che si noti soprattutto, due passate. Passo all'altra collezione che è la Nordic Wine e ci sono sempre 5 colorazioni, però con i toni metallizzati. Allora, il primo che vi faccio vedere è il numero 721, un blu grigio molto particolare con dei riflessi argento. Il secondo colore che vi faccio vedere è il numero 407, un prugna chiaro, con dei riflessi sempre argento. È molto molto bello e l'effetto sulle unghie è come lo smalto che vi ho fatto vedere in precedenza. Un altro smalto è il numero 108, un beige con dei brillantini oro. Confronto agli altri due è molto molto più leggero. Quindi per queste collezioni ce n'è veramente per tutti i gusti. Ci sono dei toni magari più scuri, più stravaganti, quindi per fare anche nail art sono fenomenali. E magari colori più naturali, più chiari, più perlati, appunto, a cui piace il semplice e magari fare anche dei French molto molto carini ed eleganti.
Ok, passo al quarto colore ed è appunto un bianco perlato, il numero 107. Molto molto carino con questi riflessi stravaganti, soprattutto. L'ultimo smalto che vi faccio vedere è un color ghiaccio, è il numero 722, eccolo qua. La durata di queste due collezioni, quindi di questi Lasting Color e come gli smalti pupa in generale, secondo me, è di 5 e 6 giorni con base e top coat, come tutti i Lasting Color. Allora, passo a parlarvi del Nail Art Kit in modo più veloce, visto che ve ne ho già parlato tempo fa e soprattutto sapete già cosa sono. Per chi non lo sa, sono questi kit dove all'interno trovate uno smalto base e un top coat che fa l'effetto graffito. Quindi si applica la nostra base abituale, il colore di base da noi scelto, quindi il kit che abbiamo scelto, stendere una passata è necessaria e coprente, aspettare che si asciughi lo smalto, all'incirca sono quei 5 minuti, poi applicare il top coat, questo qui in questo caso è un grigio blu, per questo qui il 997, quindi applichiamo una passata leggera se l'effetto graffiti lo volete a spaccature piccoline. E invece ci vuole una passata abbondante se volete che l'effetto graffiti sia più largo. Ok, quindi questa è la combinazione 997. Poi un'altra combinazione è questa qui, la 992, con all'interno uno smalto bianco glitterato e un color nocciola, molto molto particolare. Un'altra combinazione è la 994. E all'interno ho un viola grigio come top coat graffiti e una base glitterata. Un'altra combinazione è la 995, dove all'interno troviamo uno smalto glitterato e come top coat un lilla molto molto particolare. Poi un'altra combinazione, ed è bellissima soprattutto, è questa qui, la 996, e ha come base un rosa super glitterato e come top coat graffiti, quindi questo qui, un rosso molto molto intenso. L'ultima combinazione è questa qui, la 993, dove troveremo una base di un rosa super glitterato e un top coat graffiti di un viola molto particolare. Ok, adesso passo a farvi vedere la novità della pupa, che sono i Magnetic Nail Art Kit. Allora, ve ne avevo già parlato della Essence e ve ne avevo già parlato di Laila. Di pupa non li avevo ancora provati e adesso li sto provando e devo dire che sono magnifici. Allora, io possiedo 9 combinazioni di questi colori. Allora, all'interno, a fianco allo smalto, si troveranno due calamite. La calamita effetto obliquo, questo è il davanti e il dietro. Troverete la calamita, la freccina in giù indica di mettere il dito in questa maniera e posizionare la calamita dove c'è la freccina nel dito, in questa maniera qui, per far sì che appunto la calamita non tocchi l'unghia e l'effetto sia molto molto preciso. E poi troviamo l'altra calamita che è effetto orizzontale, eccola qui, stessa procedura di quella obliqua. Quindi in un kit troverete lo smalto, le due calamite e un foglietto per le istruzioni, molto 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 importante. Allora, questa è la prima, un verde khaki, la numero 25. Poi c'è la seconda, la numero 32, la Magnetic Green. Poi la terza, che è la numero 27, la Magnetic Orange. La quarta è la numero 29, la Magnetic Violet. La quinta è la numero 26, la Magnetic Brown. La numero 28, la Magnetic Red. Poi la settima è la numero 33, la Magnetic Blue. La numero 30, la Magnetic Silver. Ed infine c'è l'ultima, la numero 31. Di questa non ho fatto la foto e non l'ho mai provato e non l'ho mai aperto. Cioè l'ho aperto solo per vedere il colore com'era nella boccettina, però non ho mai aperto la boccettina, quindi è nuovo. Ed è questo qui, è il Magnetic Black, è il numero 31. E non vi faccio vedere la foto, però ve lo faccio vedere da qui.
lo terrò da parte, poi più avanti scoprirete il perché. Ok, questi erano tutti gli smalti e tutte le collezioni che la Pupa mi ha inviato. Io la ringrazio con tutto il mio cuore e sono felicissima, soprattutto perché i prodotti mi sono piaciuti. Mi sono piaciuti tutti, a parte magari i colori khaki che non sono i miei preferiti, però come formulazione, come durata degli smalti, come colori, la maggior parte sono favolosi. Poi ovviamente sta a voi, a vostro gusto personale, provare, vedere, guardare i tester, andare in profumeria, vedere i colori da vicino, insomma sbizzarritevi e provate i tester. Detto questo, non ho nulla di negativo da dire. Poi magari li proverò nel dettaglio, farò nail art, vi farò dei video con questi kit, riusciremo magari insieme a capire i pro e i contro, insomma insieme guarderemo un po' nel dettaglio, soprattutto i Magnetic Nail Art Kit, che non li ho provati proprio nel dettaglio. Invece gli altri smalti sì, mi sono piaciuti molto. Detto questo, spero che questa review vi sia stata utile, io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!